Siamo con Riccardo Ronca nell'organizzazione di questo bel torneo che si svolgerà a Tuscania, però con Riccardo parliamo di questa bellissima avventura con la Salernitana, promossi in Lega Pro Prima Divisione, mister Carlo Perrone. Riccardo, andata Sì, è stata una grande soddisfazione. Abbiamo vinto il secondo campionato di fila, che non è mai facile nel calcio vincere due campionati. L'anno scorso il presidente Rodito ha fatto degli sforzi incredibili e ha vinto il campionato. Quest'anno ha riconfermato in blocco, diciamo, tranne una breve parentesi di Calderisi, anche lo staff tecnico con un grande mister Perrone che è tornato, ha dato tranquillità all'ambiente, serenità. E ci ha permesso, oltre ai risultati sul calcio, anche con le sue qualità morali, di poter far sì che si stabilisse una tranquillità nello spogliatoio, e questo ci ha permesso di battere tutti i record inimmaginabili, perché comunque abbiamo vinto 24 partite consecutivamente, e questo ci ha permesso dall'ultima posizione arrivare in prima posizione. La prima posizione che abbiamo difeso con i denti fino a 3 domeniche fa, a vincere il campionato appunto con 3 domeniche di anticipo. Adesso ci aspetta la Supercoppa, proprio in questi minuti c'è il sorteggio con la Pro Patria per il 19 e il 25 maggio, sperando di vincere anche quella, come ci ha chiesto il presidente Rodito. Con la speranza che nella prossima stagione la possa fare la Viterbese, il livello di questa Lega Pro. Io credo che una Viterbese, diciamo, con qualche piccolo ritocco possa comunque ben figurare anche in Lega Pro 2. L'anno prossimo ricordiamoci che c'è un'occasione irripetibile, perché in C1 non ci saranno retrocessioni e in Serie C2 le prime 10 passeranno di diritto senza i playoff in Lega Pro 1. Quindi credo che allestire una squadra con delle basi, peraltro la Viterbese quest'anno ha fatto un campionato straordinario. Io, da buon Viterbese, l'ho seguita con tanto entusiasmo. Lunedì mattina la prima cosa che guardavo era la Viterbese, prima ancora di guardare la classifica della Salernitana, quindi sono un tifoso della Viterbese. Spero che, ripeto, io l'ho vista in due occasioni, credo che con qualche piccolissimo ritocco possa comunque ambire a essere tra le prime 10 anche in Lega Pro 2. Salerno, entusiasmo folle, nel senso buono del termine, per il calcio, piazza abituata, diciamo, ad altri scenari, e insomma avete imboccato la strada verso il ritorno in paradiso. Salerno è una città meravigliosa, un pubblico straordinario che vive per il calcio, quindi siamo felici di aver dato a loro questa grande soddisfazione, perché lo merita, e credo che l'ambizione del presidente Rodito sia quello di vincere anche l'anno prossimo la C1 per poter andare in Serie B, la categoria che è della Salernitana e dei Salernitani. Beh, grazie Riccardo, complimenti e ci rivedremo in occasione del torneo. Grazie a voi, anche in bocca al lupo alla Viterbese. Un abbraccio.